L'assessore non è qui in veste di accusato. Ecco, da lui oggi vogliamo entriamo nell'alveo una testimonianza, un po' di impressione anche di quello che vede, che c'è intorno, eccetera. Dopo di lui, professor Roberto Farinelli, che da sempre si è occupato, e sia una società storica maremmana, sia come studioso, eccetera, sia con l'università, di quella che è un po' la storia anche locale e quindi tutti i fenomeni sociali. Ecco, ci piacerebbe anche una sua prima impressione. Diciamo di degrado un po' in generale, anche io qui mi capita spesso, ci sono andato in bicicletta, e anche questa è, direi che è un monumento di ingegneria idraulica, perché lo definirei così, alla pari di altri monumenti che hanno caratteristiche diverse, insomma. E qui c'è un tema che riguarda l'impianto della normativa nazionale che è carente, cioè in Italia sul recupero dei monumenti, sull'investimento nella storia e nella cultura in generale si spende pochissimo. È recentissima la legge che ha consentito per esempio ai privati di intervenire nel recupero di alcuni monumenti, anche a Roma il Colosseo. Bene, è famoso, no? Anche se ancora è difficile, poi, perché credo sia l'unico esempio, forse uno dei due che ci sono in Italia. Però su questo siamo particolarmente indietro nel paese, non solo su questo, ma è questo un settore nel quale per esempio non c'è una legge specifica che accantona delle risorse per poi fare gli interventi di manutenzione. Quindi è chiaro che per esempio, oltre a questo c'era la fattoria di Grancia che è stata poi recuperata. Non so quanti di voi hanno avuto il piacere di andare a Castellazzara a vedere la Villa Sforzesca, che è una cosa assolutamente eccezionale, appunto, molto bella, dove sono stati spesi molti soldi per recuperarla, difficilmente riutilizzabile, ma anche quello è un patrimonio culturale importante, storia culturale. Quindi ci sono, in effetti la Maremma ha delle peculiarità di questo tipo. In assenza di una norma che sostanzialmente accantoni le risorse per fare gli interventi di manutenzione, queste sono cose normali, cioè nel senso che dopo anni questi monumenti, ora c'è, e devo dire che per un periodo è stato anche un problema culturale, no? In questo settore ci sono importanti risorse europee, cioè la fattoria di Grancia, altri monumenti sono stati restaurati attraverso l'intercettazione di risorse europee, perché a livello europeo ci sono misure che vanno a finanziare interventi di questo tipo. Devo dire questo, magari faccio anche una proposta, magari c'è già, ma la partenza per ottenere finanziamenti e fare interventi di recupero di monumenti come questi è sempre la pubblicazione, cioè una pubblicazione che ripercorre la storia, si parte da lì con una giornata convegnistica nella quale si invitano qualche parlamentare, e si potrebbe già oggi cominciare a lavorarci. Io potrei tranquillamente intercettare uno dei presidenti del Parlamento europeo, non faccio il nome perché siamo anche in campagna elettorale, vorrei che qualcuno pensasse che non è assolutamente questo, quindi ma insomma lo faremo quando sarà il momento. Magari fare un bel convegno. Farinelli, ad esempio, come professore, certo, dovrebbe essere quello che... Lo dite voi, il Comune di Grosseto ci sta, fare una pubblicazione, presentare la pubblicazione e in quell'occasione presentare anche un progetto di restauro e di recupero, che poi qui il recupero non sarebbe imponente, cioè non ci vorrebbero tantissimi soldi. Invece in generale il degrado, guardate, è una situazione di, io credo che a questo punto sia una delle emergenze che abbiamo, no? Cioè quella del degrado, che io leggo molto spesso anche poi alla necessità di sicurezza che i cittadini rivendicano, perché poi il degrado è tutto. È chiaro che un luogo ben tenuto non richiama degrado, un luogo mal tenuto richiama ulteriore degrado, su questo non c'è dubbio. Poi c'è chi si organizza da solo, è un fatto di qualche giorno fa che una telecamera posta sulle mura ha ripreso due ragazze di Grosseto, che ora rischiano anche parecchio, perché poi evidentemente insomma, ci sono anche pene abbastanza importanti, che stavano spaccando una vetrata sulle mura. Quindi ci sono anche episodi di questo tipo, c'è la registrazione, so che ci sono indagini in corso, vedremo. Però ecco, complessivamente c'è un problema culturale.
di educazione, non c'è alcun dubbio. E su questo io credo che si debba intervenire, ovviamente formando, insegnando, però ci vuole anche un po' di repressione, io l'ho già detto altre volte, cioè, noi, l'esempio è sempre sempre. Mi dispiace perché poi quando uno ci va di mezzo, magari è la prima volta che lo fa, cioè, però secondo me bisogna anche dare la certezza che certi comportamenti vengono intercettati e puniti, perché altrimenti non si scappa.